Ricordare che la nozione di individuo è una nozione tipicamente cristiana. I greci non avevano nessuna concezione dell'individuo, per loro il centro era la città e l'individuo era un uomo giusto se si uniformava all'ordine della città. Ma prescindendo dai greci, in tutto il mondo non occidentale e pre-occidentale, la nozione di individuo è una nozione veramente molto flebile al limite dell'insignificanza. Lo stesso mondo arabo non ha sviluppato una concezione particolare dell'individuo, ma semplicemente quello di popolo. Se andiamo a vedere le tribù primitive, queste addirittura riconoscevano la loro individualità solo all'interno della tribù. Ci riferisce Levi-Strauss che quando un individuo veniva espulso dalla tribù perché aveva commesso o infranto qualche tabù, questi moriva in 48 ore perché perdeva la propria identità e si scompensava. Allora, i cristiani hanno introdotto il concetto di individuo e precisamente con l'introduzione del concetto di anima, che ha conferito a ciascuno il luogo eminente della propria identità e della propria destinazione ultraterrena. E allora delle due l'una, o l'individuo ha un valore per il cristianesimo e allora bisogna riconoscergli la libertà. Cosa che in effetti il cristianesimo conferisce all'individuo, perché se l'individuo non avesse libertà, automaticamente non avrebbe responsabilità delle sue azioni e, corollario finale, non sarebbe punibile, condannabile o premiabile. Per cui questo concetto di individuo tipicamente cristiano o lo si ammette con il suo correlato che è la libertà e quindi il suo esercizio, o lo si nega. Ma allora se lo si nega, il cristianesimo deve rivedere profondamente se stesso e i presupposti della sua dottrina. Ma la cosa importante è questa: anche il cristianesimo interessa la dottrina o interessa l'uomo? Nel senso che le sofferenze di Welby e di chi per lui, perché il suo caso è un emblema di molti casi, è una sofferenza che si soffre in corpore vivo. È un assentarsi della speranza che vive colui che soffre nella assoluta immobilità e impossibilità di modificare la propria situazione. È lo spettro della morte con tutte le angosce correlate che investe l'individuo, non la dottrina. E allora coloro che si mettono a difendere la dottrina a scapito dell'individuo, a parte che contraddicono i presupposti del cristianesimo, ma in secondo luogo fanno pagare all'individuo dei prezzi spaventosi per un'entità astratta che si chiama appunto dottrina. E qui viene in mente quella splendida proposizione di Kant che noi potremmo applicare ai difensori della dottrina. Diceva Kant, a proposito della morale, che non è l'uomo fatto per la morale, ma la morale è fatta per l'uomo. L'uomo cioè il vero soggetto rispetto a cui anche la morale si pone al suo servizio e non è ipotizzabile che l'uomo si ponga al servizio della morale. Potremmo dire la stessa cosa a proposito della dottrina. La dottrina è fatta per l'uomo, ma non l'uomo per la dottrina. Se poi noi ci rifacciamo al messaggio evangelico dove Gesù Cristo infrange il sabato, gli si fa notare che il sabato è il giorno in cui non può accadere niente, neanche un miracolo. Lui riprende il discorso e dice che diciamo, l'uomo vale di più del sabato. E allora il cristianesimo è evangelico o non è evangelico? Rispetta l'uomo oppure intorno all'uomo fa solo della retorica e quando l'uomo confligge con la dottrina si salva la dottrina?